notizie dagli scout? No, mia signora. Abbiamo la compagnia del dominante. Tra non molto cattureremo la nostra preda. Molto bene. Gli altri, invece? Al momento i portatori si trovano a Kaer Norvent. Meglio trattenerne alcuni, allora, in caso il dominante ci sfugga. Ho già provveduto. Non verranno viziati, ve lo assicuro. Signori, un brindisi. Unirete a me? Grazie. Alla nostra signora dei venti e al re! Gli imperiali bevono questo schifo. Beh, questo finalmente spiegherebbe il loro fiato. Lady Benedicta, imperiali! E invece di ucciderli, tu li hai condotti dritti qui da noi. Pietà! Guardate un po' chi abbiamo qui. Un portatore imperiale. Bene, mi stavo annoiando. Ecco, ci mancava... Boh. Fortissimi siamo. È andata bene, dai. Aumenta il 20% dell'efficacia curativa delle pozioni. Buono. Lo metterò. Per essere un marchiato, non te la cavi male. Clive! Ma guarda chi arriva in soccorso.
Recluti i tuoi uomini tutti in questo modo? Non ricordo tue lamentele, Benedicta. Allora, Sidolphus, ricordami, perché hai deciso di tradire il tuo regno? Ti ho fatto una domanda, Lord Comandante. Perché? Perché ne avevo abbastanza di voi e delle vostre buffonate. Eppure eccoti qui a rubare il mio marchiato. Che cosa trami? Perché dovrei dirtelo? Lady Benedicta! Abbiamo catturato il dominante! Mai un attimo di pace. Ancora! Porca vacca! Ed è sparita. Ti ha forse detto dove andava? No. Allora torniamo dalla perduta. Gli abitanti forse sanno qualcosa. Ma non possiamo. Ed è per questo che ho inviato Gav. Quell'uomo ha fiuto per queste cose. Fidati. Andiamo. Sì. Allora, non si trattava di portatori. Cercavano un dominante. Sì, esatto. Pensavano che lo stessimo nascondendo. Come se accogliessimo un mostro simile qui tra di noi. Oh, senza offesa. Quando nessuno ha parlato, hanno iniziato a radunare chiunque avesse un marchio. E anche chi non ce l'aveva, in realtà. E così vi hanno rinchiusi, sperando che qualcuno di voi avrebbe ceduto. Sarebbe andata diversamente se aveste accettato il mio invito. Ma non dirlo, dicevamo tutti la stessa cosa. Ma questa è casa nostra, che non vuol dire che non aiuteremo. E a questo io brindo. Venite a sentire la storia di Dion, del principe audace le gesta cantiam. Ben 100 legioni il dragone guidò, e con l'eroico coraggio i nemici scacciò. Spiena montagne se la lancia brandisce, il ciel di cicloni è un suo sangue. Ascolta, Clive. La vendetta non lo riporterà indietro. Per niente. Il suo gran 13 anni fa, un dominante ha ucciso mio fratello davanti ai miei occhi. E io non ho fatto nulla. Ma ora posso. Posso uccidere quel figlio di puttana. E dare pace all'anima di Joshua. Dopodiché, sarà quel che sarà. Il fato. Ti accontenti di esserne schiavo? Nel frattempo. Sua radiosità vorrebbe farci credere che l'impero è invincibile. Eppure le chiavi di volta dell'impero vacillano sulle spalle di un pugno di codardi e tagliagole. Bahamut potrà anche guidare 100 legioni,
Ma non è che il giovane principe difende un castello di carte pronto a crollare alla minima brezza? Dimmi una cosa. Perché non resisti? In te risiede il potere di uccidere gli dèi. La Fenice stessa è morta tra le tue fiamme. Eppure non combatti. Non fuggi. Rifiuti il tuo dono. Forse sei distratto. No! Conosci la mia offerta. Unisciti a me e verrai trattato con il rispetto che meritano quelli come noi. Lord Margris, no! Ti lascerò considerare le tue opzioni. Sii gentile con loro. Live. Sveglia, Gav è qui. Kaer Norvent, una delle fortezze periferiche dell'impero, che però a quanto pare non basta a tenere fuori i realisti. I portatori catturati sono lì dentro. Ne sono sicuro. Se Benedicta ha l'ordine di restare nell'ombra, non starà viaggiando con molti uomini. Per questo terrà i prigionieri raggruppati nelle vicinanze. Compreso il dominante. Allora ci basta entrare in quella fortezza e scatenare un po' di caos. E che faccio io? Ottima domanda, Gav. Tu resti fuori dal castello e conduci i prigionieri al sicuro. Perdendomi il divertimento, non può farlo lui. Clive non ha il tuo stesso intuito. Finirebbe giù da un burrone prima di trovarli. So via, Gav. Tu sei il più indicato. Beh, se la metti così, sarà meglio che vada in avascoperta per evitare brutte sorprese. Vedi di non deluderlo. Non lo farò. D'accordo. Andiamo? Non così in fretta. Aspetteremo domani. Ma lui è lì dentro. Se partissimo adesso, arriveremo esattamente all'alba. Potremmo fare colazione insieme alle guardie. Dai, Clive. Si sono appena stabiliti. Ci resteranno ancora per un po'. Avremo solo un'occasione. Non vuoi sprecarla, vero? No. Ok. Nel cuore della notte. Allora, con i progettivi della storia saranno disponibili nuovi oggetti e armi nell'impero del rifugio. Prima di che nuove istruzioni e progettura. Beh, detto questo, voglio presentarti qualcuno. A quest'ora? Gestisce la taverna e non mi dispiacerebbe dormire decentemente. Ok, sono andato un attimo al rifugio, ho sistemato un po' tutto e ho anche una nuova arma. Adesso mi sono vicinanza. Quinten, mio caro amico, passeremo la notte qui con te. Lo avevo immaginato. E lui? Dove l'hai trovato? Chi, lui? Se te lo dico, non mi credi. Sai, Quinten è un mio vecchio amico, uno che simpatizza per la causa. Simpatizza? Quindi lui sa del tuo piccolo rifugio?
Non pensavo che in così tanti tenessero alla nostra libertà. Da quel che ne so io, il solo pensiero ti porta dritto in carcere. Conosco molto bene i miei rischi, così come le ricompense. E quale ricompensa migliore di un proprio dominante del fuoco? Un dominante? Qui? Questa mi piacerebbe davvero vederla. Quindi non l'hai visto? No, ma niente passa inosservato ad Ala Perduta. Prendi il tuo marchio, ad esempio. La gente se ne accorgerà all'istante. E non devo dirti io come possono reagire alle richieste di un portatore. Tu hai il terrore che le tue parole possano rimanere inascoltate. Come d'altronde è sempre accaduto, dopo che ti hanno marchiato. Caso vuole che io abbia una soluzione per il tuo dilemma. Farò un favore a Sid. Ti consegno questo. Scoprirai che possiede lo strano potere di sciogliere tutte le lingue. Io l'ho tenuto, hai accettato l'impiccato da quinte. Che la madre possa guidarti. Saremo anche in terra imperiale, ma qui ad Ala Perduta. La sua parola ha detta legge. Ma come è? Tranquillo, non devi preoccuparti. Fidati. Ad Ala Perduta tutti conoscono quel sigillo. E che cosa significa ignorarlo? Ora possiamo restare qui a crogiolarci, oppure usarlo per trovare quel dominante. Decidi tu. Vediamo se questo funziona davvero. Cosa posso proporti oggi? Ah, spada lunga ce l'ho già. Direi che è tutto qui. Costosa. Sei sempre il benvenuto qui. Un impiccato, quello. Mastro Quinton vi ritiene importanti. Oggi avete fatto bene a eliminare quei bastardi. Se non foste arrivati, ora sarei in viaggio per Cineria. Insieme agli altri. Poveracci. Questi altri. C'era un dominante tra loro. Un dominante del fuoco. Potrebbe essere, sì. I realisti pensavano che ci fosse. Un tizio magro, avvolto nelle sue vesti come uno dei sacerdoti della Summa Grigor. Ricordi qualcos'altro di lui? Giusto che non era solo. Una ragazza lo seguiva dappertutto, compreso in chiesa. E ovunque li abbiano trascinati prima che arrivaste voi. Chiaro. Grazie. Ciò che ricordi, pensa bene. Ah, Mastro Quinten ti ha preso in simpatia. E io che pensavo che fossi in combutta con Sid. Mi chiedo che cosa ne penserà Gav. A proposito, se lo vedi, ringrazialo per noi, per il suo aiuto. Ora,
Che cosa posso fare per te? Sto cercando un dominante del fuoco. Gav dice che può essersi rifugiato qui. Qui noi vediamo parecchi portatori. Ma ne ricordo uno che controllava le fiamme. Se questo faccia di lui un dominante, non saprei dirlo. Ma i Walodiani erano molto interessati a quel poveraccio. L'hai visto dal vivo? Non ne ho avuto modo. Ma uno degli altri portatori forse sì. Grazie. Sid avrà trovato qualcosa. Dimmi che quel tuo sguardo porta buone notizie. Non saprei. Sid. Allora, un tizio strano con il cappuccio e una ragazza altrettanto sospetta. Sì, non è molto, però... Però? Stavo pensando, se il nostro amico è un dominante, perché non ha incenerito tutti i realisti? Ti sta trattenendo per un motivo, e credo che abbia a che fare con la sua compagna. Cosa te lo fa pensare? Uno degli abitanti ha detto che i due erano separati. Se l'avessero presa, il nostro dominante ci penserebbe due volte prima di reagire. Chiunque sia, ha dimostrato di avere autocontrollo. È attento, astuto e non vuole essere scoperto. Potrebbe essere un problema per noi e per i realisti. In più, se li inseguiremo con gli occhi assonnati e le pance vuote, sarà molto peggio. Alla locanda dovrebbero esserci un paio di giacigli. Che ne pensi? Ora, dove sono i letti? Letti? Se ben ricordo, hai soltanto parlato di passare la notte. Per cui, il pavimento sarà sufficiente. È sempre meglio di una roccia umida. Grazie, Quinten. Quando tornerai al rifugio, il pavimento sarà tutto tuo. Non ringraziarmi, Sid. Non lo sto facendo per beneficenza. Ma non mi dire. In cambio del pavimento, richiederò i vostri preziosi servigi. I realisti hanno eretto una barricata lungo la strada a sud quando sono venuti a occupare il villaggio. E non l'hanno rimossa dopo la partenza. Mi aspetto che la facciate sparire. Come desideri. Andiamo a vedere cosa si può fare. La sera dopo. Beh, c'è voluto più del previsto. Non avevi mai smontato una barricata? Col tempo si migliora, tranquillo. Anche no. Se partiamo adesso arriveremo al Cairn nel cuore della notte. Oppure vuoi aspettare? Basta aspettare. La strada sud. A meno che... ci sia una scorciatoia. Ti piacerebbe. Sono andato a sistemare l'ultimo oggetto. Aggiamento. Possiamo partire. Oh, il resto potrà aspettare fino a... Mi è salvato. La strada è giusta. Sì. Credo. Invece ho sbagliato, però ho trovato uno scrigno. Ho trovato uno scrigno, quindi bisogna andare sopra. Io mi sono sbagliato. Vabbè. È di qua la strada giusta. Però lì ho trovato uno scrigno. Quindi tutto lo vedo. Torna da me, mio caro. Oh,
Qui la strada taglia per il passo di Lobert e arriva fino a Kaer Norbert. Se i realisti vogliono conquistare il Kaer, avranno piazzato delle sentinelle per evitare brutte sorprese. Io farei così. Beh, se lo dici tu. Strada sbagliata! Il villaggio è alle tue spalle! No! Addio! Sta giù! Il castigatore ce l'ho dato come premio per il trofeo. A cosa mirano i realisti? Perché conquistare una fortezza che non possono difendere? Non intendono affatto occuparla. Il re ha in mente qualcosa. Il re? Non crederai che sia un capriccio? Questa è una delle incredibili gesta di Sua Maestà. E ha mandato i suoi uomini migliori. Aspetta. Qui c'è un oggetto. Vuoi buttarlo via l'oggetto? Oh, uno scrigno. Meteorite da tenere. E si apre la foresta. Eccoli lì! Procederai proprio come diceva la nostra signora. Segui! Dirò alla vostra signora che ci avete provato. Sì, ci hanno provato, ma sono finiti male. Kaer Norvent. Difficile da penetrare anche se non pullula di realisti. Non mi interessa chi c'è lì dentro. No, ci stanno andando tanto un sacco di oggetti. Di vita. Questa è la sua missione di vicinanza. Per quanto adori sfondare le porte principali, questa impresa richiederà un filo di tatto in più. Una vecchia chiusa finisce sotto il ponte. Ci porterà ai livelli inferiori della fortezza. Sid. Le mie ragioni sono chiare. Ma tu perché sei qui? Perché rischi la vita per un pugno di reietti? Se qualcuno scopre cosa stai facendo con le sue proprietà... Vorrà la mia testa, ma riguarda tutti noi, non soltanto dominanti e portatori. Quello che voglio è creare un luogo in cui non importa che cosa sei, ma chi sei. Il nostro mondo però non è pronto per questo. Quindi, fino ad allora, userò il mio potere per mostrare che esiste una speranza.
Sì. Vediamo un po' dove andare adesso. Fai non vederli, scusa. Allora, parlami un po' di questa Benedicta. La migliore e peggiore decisione che io abbia preso. Non sottovalutarla, Clive. Dubito sopravviveresti a uno scontro con il suo Aegon. Garuda, la guardiana del vento. Okay.